Questo allarme è ingiustificato, effettivamente l'organizzazione sta eseguendo i lavori. Ieri sera c'è stato un sopralluogo con il prefetto e il questore, il quale hanno evidenziato alcuni problemi. Logicamente questi problemi sono stati condivisi da noi dell'amministrazione e stamattina ci siamo adoperati per risolvere queste piccole incongruenze. Ma non c'è nessuna interruzione dei lavori, i lavori tant'è vero che stanno andando avanti. Stamattina insieme al questore e al comandante dei vigili del fuoco abbiamo trovato delle soluzioni. In questo momento c'è l'ingegnere Candela in prefettura che sta illustrando al viceprefetto le soluzioni. Penso quindi che si andrà avanti tranquillamente così come si era già prefissato. Ecco, qual è il problema e quali le soluzioni? Ma il problema era legato soprattutto agli scalini. In effetti la cosa è stata condivisa anche da noi, perché si poneva il problema che quando si aprono i cancelli la calca degli spettatori potrebbe creare dei problemi scendendo gli scalini. È un problema condiviso e noi l'abbiamo condiviso e quindi ci siamo adoperati per trovare una soluzione. La soluzione è che si faranno entrare sul prato gli spettatori attraverso il varco che c'è tra la curva nord e la tribuna Montevergine e da un varco diametralmente opposto che è quello posto tra la curva sud e la tribuna Terminio. Poi per il deflusso gli accessi resteranno così come sono stati autorizzati dalla Commissione Pubblici Spettacoli, migliorandoli con l'ausilio di corrimano che possono aiutare i ragazzi, gli spettatori a salire le scale. Quindi possiamo dire che il concerto di Vasco Rossi non è a rischio? No, non è a rischio, vi ripeto, c'è soltanto la preoccupazione, vi ripeto, del prefetto condivisa da tutti, dal questore, dal comandante dei vigili del fuoco, da noi come amministrazione, che questo concerto deve essere un piacere per la città di Avellino e non deve diventare un dispiacere. Quindi la cosa è stata condivisa da tutti, noi ringraziamo il prefetto, ringraziamo soprattutto il questore, il vicequestore e il comandante Pasqua dei vigili del fuoco per la loro collaborazione. Anche per noi, per l'amministrazione, questo concerto deve essere un evento speciale per la città di Avellino e non deve diventare un dispiacere facendosi male qualche spettatore. Questa è la cosa che noi non vogliamo che succeda, noi vogliamo che quella sera sia una serata di piacere per tutti.